Cioè, no, adesso facciamo, riprendiamo proprio l'ordine, però diamo il coordinamento del tavolo al famigerato giornalista Bonaccorsi, che... Nel ruolo di moderatore credo di non essere credibile, non so No, come moderatore proprio, però provo a farlo, ci provo. Allora, no, abbiamo ovviamente tempi abbastanza stretti, quindi mi chiedo di stare nei 5-7 minuti, prima cosa mozione d'ordine. Partiamo immediatamente da Antonello Ciccozzi, antropologo Università dell'Aquila. Ci sei? Beh, l'argomento è una Comprendi, partecipazione. quale università che parli dell'allineazione Argomento. Centro storico in quanto una faccenda. Vai là, vai, vai. Perché che te volevo No, questo no, è troppo condificato. Mi metto la Allora, ti piace a me. Non è agibile. Ma tutto agibile, sono il cartoncino. Antonello, c'è condificato il resto. Allora, no, riguardo Antonio mi dice sempre con l'italiano lo posso dire in dialetto, lo posso dire. Mi fa una cima, tu sei antropologo, ma che ne sa di questo? E c'ha ragione. Però il punto è questo, Facile tecnica uno che si occupa di antropologia culturale non può dire assolutamente come si devono fare le case, come si devono fare i progetti, però il punto è che sul perché si devono fare certe scelte è una questione di tipo culturale. E una città terremotata deve fare prima di tutto una cosa, deve trovare le parole per organizzare una nuova visione del posto. Il terremoto all'Aquila è diventato come il Papa a Roma, cioè sta a tutte le parti. Uno, se viene all'Aquila ci sta il terremoto, che è un'entità simbolica però quasi sacrale, no? E quindi ci dobbiamo regolare in base al terremoto e ci porta nuove parole. Però le parole non è che arrivano da sole. Le parole stanno già nei posti, però uno le deve scoprire. All'Aquila c'è una parola che riguarda il centro storico e nessuno sa che in questo ambito dovrebbe cominciare a uscire, che è una parola inglese, americana, però si traduce anche in italiano, si chiama gentrificazione o gentrification. Che cos'è la gentrificazione? È quello che ci sta succedendo e noi non lo sappiamo. La gentrificazione è un processo in base al quale cordati imprenditori, gruppi economici acquisiscono i centri storici delle città. È un processo che in Europa avviene da tanti anni. In Italia, per esempio, l'unica città non gentrificata è Napoli, perché il centro storico è rimasto al popolo. In molti altri posti i centri storici sono diventati ambiti altoborghesi, con costi come a metro quadro enorme. I processi di gentrificazione sono avvenuti anche in situazioni sfavorevoli all'espropriazione delle classi popolari, in situazioni in cui c'era una cornice economica di welfare, di stato assistenziale, e però il potere economico di questi gruppi è stato tale che piano piano, non se ne sono accorti, hanno cacciato via la gente dai quartieri centrali, che da quartieri popolari sono diventati quartieri di alta borghesia urbana. Un punto, all'Aquila la parola gentrificazione esiste, terremoto per il centro storico si traduce in gentrificazione. Perché è successa una cosa, è la prima volta che succede, che la gente l'hanno cacciata fuori, già sta fuori, l'ha cacciata fuori il terremoto. Quindi allora la cornice è questa. Esiste un centro storico che è stato già espropriato da un evento catastrofico, calamitoso, naturale. Le persone non ci sono. C'è una pressione economica votata a fare delle situazioni di catastrofe, delle occasioni di profitto. E noi pensiamo che in questa situazione sia facile dire no al centro storico, ce lo teniamo per noi. Io credo che non sia così automatico, perché poi le cose avvengono per, si chiama, in scienze umane si chiama eterogenesi dei fini. A livello folcloristico di senso comune la posso dire con la barzelletta dell'asino che si stava imparando a proposito di asini, no? Che sarà come se morto proprio come se era imparato a non mangiare, cioè che le cose succedono da sole, cioè che uno non è che le fa succedere in un rapporto di causa-effetto, ma le concausa, cioè, e quindi il punto è questo, cioè io che sono malizioso mi viene da pensare si sta concausando, ossia favorendo indirettamente un processo di gentrificazione. Come si fa? Si fa con il tempo come alleato.
Il punto è questo, noi dobbiamo riflettere su un punto, siamo in una cornice economica che è data dalle grandi opere, ormai il capitalismo in questa fase di premorte, diciamo, si serve della grande opera, il luogo, lo sfruttamento dell'opera, la stessa funzione che aveva lo sfruttamento della manodopera salariata. I luoghi sono situazioni in cui si può fare profitto. In una cornice di conflitto fra grandi opere e beni pubblici, noi possiamo pensare che viene lo Stato a metterci soldi in mano a rifare il portone ottocentesco. A me mi sembra una prospettiva abbastanza inverosimile, perché questo fatto è successo in altre situazioni con Giovanni De Gasperis, con il collega Giovanni De Gasperis, siamo stati recentemente in Friuli, no? Dove i friulani dicono che lo Stato è stato signore in questa situazione, ci ha dato tanti soldi e noi li abbiamo saputi spendere bene. Il punto è questo, cioè il processo di governance che ha definito il flusso economico in quei terremoti è stato un processo in cui il flusso top-down è stato un flusso economico, le persone hanno avuto i soldi in mano, gestiti da una regione che non è una regione tarata da un dualismo schizofrenico come quella abruzzese, in cui noi non possiamo far conto, affidarci a un regionalismo come fattore di alleanza nella ricostruzione. Cioè il regionalismo abruzzese si configura già come processo predatorio nei confronti dell'interno, quindi a questo non ci possiamo pensare nemmeno lontanamente. Però in quella situazione, in una situazione di welfare, di stato assistenziale, lo Stato, il Stato signore, ha dato i soldi praticamente direttamente in mano alle persone, si sono rifatte le case. Noi Venzone, il centro storico, abbiamo visto le tecnologie che hanno usato per rifare le case, non le hanno demolite, le hanno rifatte prima puntellate e poi le hanno rifatte, con tecnologie che loro dicono queste assicurano una tenuta sismica al prossimo terremoto e non si danneggiano nemmeno. Noi abbiamo il ristorante La Conga, altre situazioni come l'ex Tambo, la gelateria Veneto, no? Che hanno retto bene, quindi si potrebbe pensare che quel tipo di ristrutturazione è una ristrutturazione che garantisce un futuro alla città e garantisce una città che non sia più pericolante, ma il punto è che quella ristrutturazione costa. I processi di gentrificazione entrano in questa situazione attraverso strategie di esproprio del tessuto abitativo. Il punto è questo, noi possiamo permetterci di ostacolare questo fenomeno, cioè noi veramente ci possiamo permettere di dire no Stato, tu ci devi dare i soldi in mano e noi lo facciamo, e noi ce lo facciamo come vogliamo noi, perché poi tutta la questione dei decreti, delle leggi, dell'ambiguità dei decreti è una questione che frena la ricostruzione, che frena i processi decisionali, ma questa insomma la farraginosità dei dispositivi ministeriali, dei dispositivi legali è un qualcosa che serve a bloccare. Il punto è questo, qual è il modus operandi che sta sotto a questo processo? Secondo me induttivamente si può definire da quello che è successo col progetto case. Il progetto case ha definito un modo di operazione in cui grandi portate imprenditorili hanno tratto profitto lasciandoci un prodotto, cioè il modus operandi è ti faccio la casa e mi prendo il profitto, cioè c'è una mediazione di grandi aziende affiliate al governo che utilizzano l'emergenza aquilana, la città pericolante, come occasione per fare profitto, cioè è una forma di reciprocità sommersa in cui io ridò a te la casa, però tu mi dai a me quello che è il sale oggi dell'economia, cioè l'occasione di profitto. Io mi chiedo questo è già successo col progetto base. Oggi siamo in una situazione di guerra di posizione, in cui quello che ha fatto la cittadinanza è che non ha ceduto a questo esproprio, la questione delle carriole, la questione della partecipazione, che poi comunque a mio parere si è ridotta a una spettacolarizzazione, perché le carriole se ne sono andate e le macerie sono ancora là, quindi su questo bisognerebbe riflettere, però oggi non c'è tempo. Però di buono, quella stagione ha significato una presa di consapevolezza, un gesto di autonomia, dire no, io non voglio essere etero diretto, questo me lo faccio da solo. Però il problema è uno, l'autonomia non è di per sé emancipazione, perché l'autonomia come atto di riappropriazione di una possibilità di decidere non è emancipazione se manca una progettualità, un'organizzazione, è un processo decisionale che riesca a far sì che questa autonomia diventi emancipazione. E qua vengo a un punto, alle strutture della governance. A me quando Chiodi viene e mi porta Bonomi, mi viene da dire Bonomi è un teorico dello sviluppo locale e viene a dirci da Sondrio che noi ci dobbiamo sviluppare localmente, ma allora che sta a fare? Io mi vengo a Sondrio a dire dovete fare da voi.
cioè è una contraddizione in termini, no? È un fatto intrinsecamente paradossale. E insomma, Chiodi si serve di questi grandi nomi per acquisire fiducia. Il punto non è l'elemento, non è la bontà della persona, il punto è la relazione. Io non accetto una relazione decisionale che mi configura una struttura di controllo che viene dall'alto al basso e totalmente eterodiretta. Il punto non è, io non penso molte cose belle di Chiodi dopo che ho visto come si è comportato, e nemmeno di Fontana, però a posteriori. Però il punto è questo, vorrei pure pensare che Chiodi è la persona più buona del mondo, ma non discuto la persona, discuto la relazione. Chiodi è uno che torna a Teramo, come diceva giustamente, non deve poter dire quello che dobbiamo fare noi. E il punto fondamentale è questo che va messo in discussione. Il terremoto, e non è una questione di campanilismo, attenzione, il terremoto fa cadere i campanili, quindi è un minimo di orgoglio territoriale, non riguarda un sentimento di chiusura nei confronti dell'esterno, e con questo vengo al dunque. Noi abbiamo adesso, l'importante è definire le strutture della governance, noi abbiamo adesso una struttura di governance prettamente eterocentrata, in cui le decisioni vengono da fuori e ci vengono calate da fuori. Non discuto la bontà di quelli che lo fanno, non accetto quel tipo di relazione, come a dire a me Gandhi è buonissimo, no, però se io sto al cinema e Gandhi mi si mette davanti in piedi, dico levate perché non mi fa vedere. Cioè, il problema è quello là, quindi è la relazione. Il problema è che noi non abbiamo avuto la possibilità di approdare a una struttura di comando, a una governance fatta dalla confederazione di attori locali, decisori locali e decisori extralocali, fatta da una decisionalità orizzontale in cui ad esempio ci sono le amministrazioni locali, il comune, la regione, c'è un rappresentante della cittadinanza attiva, c'è un rappresentante delle istituzioni cittadine, per esempio l'università, i costruttori, tutto quanto, che si mettono a tavolino e in una sorta di mini parlamento di emergenza decidono qua che si deve fare. Quel tipo di struttura è una struttura decisionale orizzontale. Senza quello non c'è partecipazione, perché quando noi parliamo di partecipazione non è solo l'idea di partecipazione popolare che è un'idea romantica, è un'idea di costruire processi decisionali che sappiano tener conto delle situazioni concrete. Questo perché? Perché partiamo da una premessa, il terremoto scardina i meccanismi normali inerziali che consentono all'amministrazione di funzionare normalmente. Il comune non può funzionare più perché è una struttura tarata per una situazione normale. A quel punto bisogna ripristinare un organo decisionale che sia in grado di definire che cosa fare. Questo organo decisionale, noi fondamentalmente abbiamo questi che vengono da fuori e noi gli diciamo non va bene. Stiamo facendo un tiro alla fune che blocca tutto e nel frattempo favorisce chi di casa ce n'è una sola e dice no, io non ne posso più, la vendo alla Fintecna perché non posso aspettare 20 anni. Questo è il problema. L'altra alternativa sarebbe venire a patti con questo sistema di gestione economica, cioè dire va bene caro Fontana, tu che puoi fare il pacchetto per il giro, per fargli fare un po' di soldi, se non fai l'aggregato troppo grande non vengono qua. Vogliamo fare così, rifai questo pezzo, ce lo rifai bene subito e ti prendi i soldi con gli amici tuoi. Questa è l'altra alternativa, a me non mi piace. Però